La degradazione del suolo è un serio problema, la cui causa principale è l'inquinamento del terreno da parte di metalli pesanti, oli o idrocarburi, che rendono inutilizzabili circa 340.000 siti in tutta Europa. I siti inquinati da idrocarburi rappresentano il 45% del totale. Un grave problema è rappresentato anche dai metalli pesanti quali arsenico, cobalto, cromo, rame, fluoro, ferro, eccetera. Molti sono i suoli contaminati dai metalli pesanti a causa dell'immissione nell'ambiente di queste sostanze provenienti dalle industrie insieme a numerose altre sostanze tossiche quali acidi, solventi ed altro. Tra i suoli danneggiati il progetto si occupa principalmente di decontaminare il sito di interesse nazionale della città di Fidenza, proponendo un metodo biologico per restituire il suolo alla comunità, migliorando la qualità del suolo e ripristinandone i servizi ecosistemici. Il progetto si divide in più fasi. La prima fase consiste nel collezionare batteri e funghi con elevata capacità di degradazione di inquinanti e di produrre microrganismi su scala industriale. Questi microrganismi, in assenza di ossigeno, svolgono la fermentazione, come dimostrato l'opificio Golinelli. La seconda fase consiste invece nel trattamento del sito di interesse attraverso biopile e nella rivegetazione del suolo ripristinando le sue funzioni ecologiche. Un ruolo importante viene svolto dal riciclaggio nella prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Molti prodotti chimici sono anch'essi recuperati e riciclati. L'inquinamento del suolo può essere contrastato con il rimboschimento dei territori forestali o mediante la bonifica. La porzione di terreno inquinata può essere rimossa tramite scavazione e posta in zona di confinamento in modo che non si abbiano rischi per gli esseri umani o ecosistemi sensibili. Per contrastare l'inquinamento del suolo è fondamentale l'utilizzo dei biorimedi. I maggiori effetti sulla salute sono legati al contatto diretto delle persone con zone di terra contaminate particolarmente frequentata. I pericoli sono l'assunzione di acqua contaminata, l'ingresso di sostanze tossiche nella catena alimentare e l'inalazione di composti vaporizzati. Il mercurio è noto per indurre una maggiore incidenza di danno renale, talvolta irreversibile. L'esposizione cronica al benzene è solitamente associata a una maggiore incidenza di leucemia.